Cari amici, è l'ultima puntata prima delle elezioni europee e vorrei dirvi una cosa che forse penserete non c'entri niente. C'entra, c'entra. Nel 50 avanti Cristo, Pompeo, noto avversario di Cesare, poi collega di Cesare, fece costruire un enorme teatro. Roma, ma era troppo grande anche per Roma. Aveva un po', come dire, fatto le cose in grande, non aveva il permesso per tutto, per cui qualcuno si oppose. Era vietato costruire edifici civili e privati troppo grandi. Solo quelli religiosi potevano non avere nessun blocco. E Pompeo, con la compiacente distrazione dei controllori, mise in cima un piccolissimo tempio, in cima alla gradinata, e spacciò per religioso un enorme teatro con annesso centro commerciale. A proposito, il teatro Pompeo, ai tempi di Pompeo, si chiamava Curia. Ovviamente ho detto un pezzo di storia, oggi certe cose non possono assolutamente accadere. Non possono accadere perché oggi, secondo Sant'Agostino, nella casa del giusto anche coloro che esercitano un comando in realtà non fanno che prestare servizio a coloro cui sembrano comandare. Essi infatti non comandano per cupidigia di dominio, ma per dovere di fare del bene agli uomini e non per orgoglio di primeggiare, ma per amore di provvedere. Questo dice Sant'Agostino De Civitate Dei. Andate a votare per l'Europa, andate a votare. Se non controllate, se non controlliamo il nostro territorio, come ho detto mille volte, qualcun altro lo controlla al posto nostro. Allora è meglio che lo controlliamo noi. Andiamo a votare tutti quanti. Non ci stanchiamo mai di dire la nostra. Poi può essere che sbagliamo, può essere anche che sbagliamo, ma la nostra la dobbiamo sempre dire.